benvenuti in questa nuova esplorazione. Stiamo per visitare un'antica villa abbandonata da molto tempo, che si trova a pochi metri da una zona industriale, ma che venne costruita tanti secoli fa. Da fuori non si direbbe, ma dentro nasconde delle autentiche meraviglie, che scopriremo insieme durante tutta l'esplorazione. Vediamo se c'è l'accesso. Forse lì. Mettetevi comodi, perché tutto è appena cominciato. Osservando dall'esterno si vede subito che è un'abitazione grande e dalla storia complessa. Ci sono zone di fattura pre-ottocentesca ed altre parti modificate negli anni 60 del 1900. Siamo dentro. Il posto potrebbe riservare delle sorprese. Andiamo prima a vedere queste stanze. Vi anticipo una cosa. La suddetta villa è suddivisa in due zone molto diverse tra loro. La zona antica e la parte più moderna. La zona moderna è stata ricavata modificando la parte antica. Ho preso una ragnatela gigante. Ma anche qua. Non ci viene nessuno della vita. Avevano quattro garage. Certo. Assurdo. All'ingresso ci sono un sacco di ruote. No! Oddio! No! Bellissimo! No! All'ingresso una scoperta pazzesca. Un vecchissimo calciobalilla che potrebbe avere più di 80 anni. È bellissimo! Non ho mai visto un biliardo così, ma è fatto in casa, mi sembra. Sembra effettivamente fatto in casa. Un vecchio cimelio di famiglia dimenticato per sempre. Tra l'altro non c'è neanche la porta. Hanno usato dei ferri. Uno, due. E hanno messo una molla, vedi? Bellissimo. Che ingegno. Il soffitto è bellissimo. Bello. È affrescato. Un cavallo! No, male. Bellissimo! È in plastica. C'era un bambino a questo punto, mi viene da pensare. Perché... Sì, anche secondo me. Rovistando nelle vecchie mappe ottocentesche, ho scoperto il nome della suddetta proprietà, che veniva chiamata Villa Margone. Ci ha dormito qualcuno, mi sa, tanto tempo fa. Sì. Ma è enorme! Ci saranno due piani! Oddio! Mamma mia! Se la villa compariva già nelle mappe all'inizio dell'Ottocento, significa che siamo di fronte ad un'abitazione molto antica. Il soffitto affrescato dimostra che era una casa estremamente ricca, costruita in un anno imprecisato del secolo 1700, forse anche molto prima. Madonna, che vecchio sto pallone! Che vecchio! Questo sarà degli anni 40, è ancora gonfio. Ma quante bottiglie ci sono? Volevo vedere di che anno sono. 1990. Quindi l'abbandono è avvenuto sicuramente dopo il 1990. Ogni stanza è una scoperta. Più avanti scopriremo che l'abitazione è stata misteriosamente abitata diversi decenni più tardi del 1980, ma proveremo a fare delle ipotesi successivamente. C'è un buco sul pavimento delle scale. Queste sono le stanze modificate in tempi più recenti.
intorno all'inizio degli anni 60. Pensate che nella villa abitavano almeno 3 famiglie. C'è una vecchia carta da parati. Andiamo a vedere l'altra stanza. È una bella casa. Un tipico bagno degli anni 50, completamente distrutto. C'è ancora il boiler. Anni 90, ce l'avevo pure io questa. Dylan Dog. Numero 237. Ma scusa, giugno 2006. Giugno 2006, sì. Vuol dire che fino al 2006 qualcuno veniva o c'era nessuno? Ah sì. Questa era una cameretta. Era la cameretta di qualche ragazzo. Probabilmente si sono trasferiti altrove. Per questo non c'è più niente. Peccato, io l'avrei preso quel... Certo, me lo sarei portato. Anch'io me lo sarei portato. Comunque è un pezzo di... Davvero. Magari l'ha fatto il nonno, sì. Qualcuno della famiglia. Sulle scale principali scopriamo un dettaglio molto affascinante. Un dipinto antichissimo che raffigura la Madonna Nera con Gesù Bambino. È un affresco molto vecchio che denota non solo quanto l'abitazione sia antica, ma anche quanto fossero devoti i suoi antichi abitanti. Qui c'è un'altra cucina. Mamma mia, messa. Con il mobile che sta per cadere. C'è una porta chiusa. Viola! Ah, pieno di ragnatele, dei vecchi mobili di una camera da letto. Chiuso a chiave. È il letto. Andiamo a vedere i piani superiori, perché c'è ancora un piano. La casa è veramente tanto grande. Passiamo accanto alla Madonna Nera. Ha proprio l'atmosfera degli anni 60. Ci sono dei giornali a terra. C'è un Tutto Sport del 1995. Era un'altra camera da letto. Abbiamo ancora una parte da vedere che si trova qui accanto. Non si conoscono i reali motivi dell'abbandono. La famiglia è come se si fosse improvvisamente sfasciata. Sicuramente si sono trasferiti altrove. Ancora i piatti di una volta. Pensate, quel piatto lì è in metallo. L'impressione generale è di trovarsi all'interno di un'abitazione uscita direttamente dagli anni 60. Il solito bagno. Questa sembra un'arma, è una perfetta arma per difendersi. Il controsoffitto è caduto, probabilmente il tetto da questa parte è sfondato. Si vedono dei giocattoli a terra, vedete? Dei vecchi giocattoli in plastica. Oddio! Che schifo! No! È la cosa più schifosa che io abbia mai visto. Che brutta!
siamo tornati al primo piano. Adesso abbiamo ancora da vedere quella parte. Dobbiamo passare attraverso il buco. Sembra di essere in una villa completamente diversa, eppure siamo sempre nello stesso posto di prima. Questa è la parte antica, quella che non ha subito grosse modifiche nel corso della storia ed è rimasta fedele a come appariva secoli fa. Guardate, un lucchetto così non l'avevo mai visto. Come vedete, è anche la zona che si è conservata peggio, con i soffitti a volta crollati ed i piani superiori ormai quasi non più raggiungibili. Chissà come ha fatto a crollare in questa maniera. Non ho mai visto niente di simile. Malgrado gli oltre 40 anni di abbandono, ci sono ancora degli oggetti, per il quale tra l'altro non si capisce come mai siano stati conservati. Sono scarpe di quasi 100 anni fa. Davvero, ci sono delle scarpe. Delle vecchie scarpe. Le scarpe di una bambina. E sono state sicuramente tenute come ricordo. È per fare gelato. Per il cuscito, è vero. Sono due ambienti completamente differenti rispetto a prima. Sì. Innanzitutto voglio far notare questo albero che è cresciuto praticamente orizzontale. Cioè, è cresciuto qui ed è uscito da quel lato. Incredibile. Ma di qui vogliamo parlarne? Mamma mia! È la stalla più bella che abbia mai visto. Questa stalla deve avere come minimo almeno 300 anni di storia alle spalle. Ma non è questo ciò che voglio farvi vedere. Sul fondo del cortile, accanto alla stalla, sono parcheggiate due vecchie vetture estremamente affascinanti. Due macchine abbandonate! Vediamo gli interni come sono diventati. Il volante è stato in parte smontato, in segno che questa macchina era qui da tanto tempo. Questa è una bellissima Ford Fiesta prima serie, prodotta dal 1976 al 1983. Considerando che l'abbandono è avvenuto dopo il 1980, questa macchina potrebbe essere stata utilizzata pochissimo quando è stata abbandonata molto tempo fa. Qui c'è un'altra macchina, però questa è veramente devastata, non c'è rimasto nulla, non riesco neanche a capire che cosa sia, che modello sia. Di che macchina si tratta? In realtà... Magneti Marelli. Cos'è? Auto bianchi, è una Fiat A112, c'è la batteria ancora, made in Italy tra l'altro. Quest'altra macchina, che sembra essere un'auto bianchi A112, è probabilmente una vettura incidentata. Questo spiega le sue condizioni veramente disperate. Guarda i tasti che funzionano ancora! Non sono in grado di capire di che anno possa essere. Non è rimasto praticamente più nulla. Avete appena visto un luogo abbandonato che a me è piaciuto moltissimo. C'era veramente di tutto. Scoperta, meraviglia, passato e mistero. Spero di avervi trasmesso le stesse emozioni. Noi ci vediamo come sempre nella prossima esplorazione.